Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Leonardo, uno dei membri del team di Viola Channel, e oggi parleremo di una delle possibili cessioni in casa fiorentina. Sto parlando di Igor, e del suo quasi ufficiale passaggio al Brighton di De Zerbi. Manca solo l'ufficialità per una cessione che, in casa fiorentina, davano per scontata già da diverse settimane. Salvo sorprese, tra poche ore Igor diventerà un calciatore del Brighton e saluterà l'Italia dopo 4 anni. L'avventura in viola per il brasiliano si chiude dopo 3 anni e mezzo, 110 partite ed un finale amaro, compromesso dalla prestazione a Praga, un errore sul gol di Bowen che rimarrà ancora per tanto nella mente del brasiliano e dei tifosi viola. A suo modo, dalla parte sbagliata, Igor rimarrà nella storia della Fiorentina per un dettaglio che rischia di macchiare un triennio giocato da protagonista e da buoni livelli. Da sottolineare soprattutto l'annata 2021-22, la prima di Vincenzo Italiano, quella in cui il tecnico proveniente dallo Spezia affidò a lui e a Nikola Milenkovic le chiavi della retroguardia. Igor rispose alla grande, con una stagione su alti livelli che per alcuni addetti ai lavori avrebbe potuto portarlo addirittura ad una chiamata in nazionale. Operazione da circa 15 milioni più bonus. Attenzione a un'altra novità. È in stato molto avanzato la trattativa per il trasferimento di Alexa Terzic alla Red Bull Salisburgo, un passaggio obbligato dopo l'acquisto di Parisi. Anche in questo caso chiusura prevista nelle prossime ore. Fiorentina che in seguito andrà a valutare tre candidati, Ampadu, rientrato al Chelsea dallo Spezia, Ruo del Tolosa e Nicolaou, con il primo che al momento risulta in cima alla lista delle preferenze. Solo il tempo potrà rivelarci la assoluta verità. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi alcun contenuto sulla Fiorentina. A presto!